Jungle. Con un Riva letteralmente scatenato e onnipresente, il Cagliari è uscito vittorioso dal campo di Vicenza e ha consolidato le sue possibilità di aggiudicarsi lo scudetto. Riva ha messo a segno le due reti del successo, ma alle sue spalle Domenghini, Nenè e Bruniera hanno dimostrato la vera consistenza del centrocampo cagliaritano, difficilmente superabile anche oggi nonostante la forzata assenza di Greatti. Il Vicenza, sceso in campo col dichiarato proposito di conquistare un risultato positivo, è apparso inferiore all'attesa. La squadra si è innervosita per il gol subito all'inizio dell'incontro, ha dovuto rinunciare a Sinisegno, colpito da espulsione, e ha ritrovato la grinta e mordente solo nell'ultima parte dell'incontro. La partita si è praticamente decisa nei primi minuti. Riva ha raccolto il primo pallone giunto nella metà campo vicentina, impegna Pianta e un minuto dopo segna. Da un centro di Bruniera la palla deviata da Riva perviene a Gori. Scatto sulla sinistra e centro per Riva che infila in rete 1-0. Sull'altro fronte Vitali si destreggia bene, supera Riva, Bruniera e Nicolai. Albertosi ferma il rasoterra. I migliori spunti della partita vengono dagli scatti a rete di Riva. Ancora l'attaccante cagliaritano in bella elevazione su centro di Domenghini. Il Vicenza, che non appare in grado di superare con un gioco manovrato la difesa cagliaritana, si affida agli spunti personali dei suoi avanti. Il tiro è di Damiani. Nella ripresa il Vicenza si proietta in avanti con velocità e determinazione. È forse il periodo di maggiore pressione subito dal Cagliari, che si difende comunque senza commettere errori. Si ha l'impressione che i vicentini abbiano trovato il ritmo giusto quando si verifica il secondo episodio determinante dell'incontro. L'arbitro Gonella espelle Cinesigno per un fallo di reazione a gioco fermo. Il Vicenza rimane in campo con 10 uomini. La partita acquista una fisionomia convulsa. Il Cagliari si lancia in contropiede e la difesa biancorossa stenta a bloccare queste iniziative. Albertosi, non molto impegnato nel primo tempo, compie due interventi uscendo prima su azione di calcio d'angolo e deviando poi molto bene una staffilata di Facchini. Il Vicenza, troppo sbilanciato in avanti, scopre la sua aria alle discese in contropiede. Bruniera sbaglia calciando a lato, da non più di 3 metri dalla porta. Al 24esimo il Cagliari raddoppia. Su un'azione condotta da Domenghini, Riva risolve con una rovesciata acrobatica. Il pubblico applaude calorosamente la prodezza dell'attaccante cagliaritano. Non manca qualche scalmanato che invece inveisce contro la situazione creatasi in campo. La forza pubblica blocca l'invasione di uno spettatore e la partita può riprendere regolarmente. Albertosi salva ancora la propria rete con un intervento in tuffo sulla destra. Solo a pochi minuti dal termine Vitali sorprende il portiere cagliaritano con un tiro a fil di palo. 2-1. Eccezionale, 2 gol segnati oggi, ha sfatato la leggenda del Cagliari che segna poco in trasferta e siamo sempre più in testa alla classifica, come diceva prima il collega Ciotti. Beh, soprattutto grazie al risultato del Napoli che è andato a vincere a Firenze. Comunque rimane sempre la Juventus che fa veramente paura. Un giudizio su Vitali che oggi abbiamo visto abbastanza attivo. Ma appunto, è un combattente, uno che non ha paura, è proprio il classico centravanti di sfondamento e penso che il gol che abbia fatto insomma, se lo sia meritato. L'abbiamo vista dappertutto oggi, in attacco, in difesa e anche in un episodio particolare a proposito dell'invasione di campo di un solitario tifoso. Ce lo vuole raccontare? Beh no, cioè ho intuito le intenzioni di questo signore. Ho intuito, guardi, era già oltre la rete di recinzione. Sono stato uno dei primi a vederlo entrare, stava per colpire, colpire Zignoli e fortunatamente l'ho visto, ho fatto tempo a fermare. E lei l'ha placcato? Sì, insomma. Come ha messo un po' a terra anche il Vicenza con i 2 gol di oggi, ce li racconti?
Beh, sul primo è stato un'azione di Gori, penso che lo si debba in gran parte a lui. Ha controllato una palla sulla sinistra e ha centrato. Io ero nettamente fuori tempo, sono arrivato comunque col ginocchio a colpire il pallone e a metterlo in rete. Sul secondo è stata una palla, un cross di Bruniera, alzata a Domenghini. E fortunatamente l'ho rigirata in rete con una rovesciata. Abbiamo avuto l'impressione che lei corresse incontro al pallone e poi avesse cambiato idea improvvisamente. Beh, la palla arrivava alta e l'unico sistema per colpirla era quello. Dunque, di questa classifica? Classifica, insomma, ci siamo ancora noi in testa. Speriamo di rimanerci. L'Italia è ancora in testa alla classifica dei cannonieri, ma insieme con Riva. Com'è questo Gigi Riva? Beh, Gigi Riva è un fenomeno, almeno ha dimostrato oggi, come sempre, di essere il miglior attaccante che ci sia in assoluto. Come ho detto già ai giornalisti, io sarei contento di fare 5 gol in meno di quelli che fa lui e andare alla fine campionato, perché penso che lui come minimo arriverà a 20 gol. Va bene, le auguriamo di fare altrettanto. Intanto ci riassuma il gol segnato oggi. Beh, oggi è venuto su punizione, ho tagliato un po' il pallone, l'interno destro si è infilato a raso terra sull'angolo sinistro di Albertosi. La vediamo un po' più tranquillo che non un quarto d'ora fa, c'era un certo clima nervoso in campo. Beh, eravamo tutti nervosi perché noi ci aspettavamo di fare, ci si proponeva di fare un risultato buono contro questo grande Cagliari e primo tempo abbiamo giocato piuttosto a rilento, secondo tempo invece penso che ci saremmo meritati il pareggio. Che cosa pensa nel complesso di questo Cagliari rilanciato verso lo scudetto? Beh, io dicevo che il campionato l'avrebbe vinto la Fiorentina, se sincero, ma penso che oggi, come oggi, il Cagliari sia il più forte e vincerà il campionato. Ciao. Audio Jungle.